Un saluto a tutti voi. Vi dico la mia gioia di tornare qui a Bolzano dopo un certo numero di anni, ma è vero che qui a Bolzano ho sempre avuto degli amici, li ho sentiti sempre vicini e in ascolto di quello che potevo eventualmente dire riguardo alla nostra fede, e quindi di fronte all'invito che mi è stato fatto ho subito accettato con gioia. Contento di rivedere Don Jimmy, contento di rivedere Roberto che tante volte avevo visto a Bose. Il tema di questa sera è un tema secondo me decisivo per il futuro del cristianesimo, perché siamo in un momento di vero e proprio mutamento della fede. Noi diciamo che siamo in una situazione di crisi della fede, ma in realtà la fede è sempre in una situazione critica, perché la fede significa mettere fiducia, mettere speranza in qualcuno che non è visibile, di cui non possiamo avere una conoscenza, qualcuno che non possiamo collocare tra le nostre certezze, eppure qualcuno che sentiamo come vivente, come affidabile, qualcuno in cui mettere la nostra fiducia. Non dimenticate che quando noi diciamo fede, noi ci riferiamo essenzialmente alla fiducia. Nella Bibbia fede significa fiducia, significa mettere un piede sul sicuro fino a sentirci saldi, significa aderire a qualcuno fino al punto da non essere scossi. Questo è ciò che la Bibbia ci dice della fede, del credere. Non un'operazione intellettuale, non tanto un credere in. Su questo chiedo la vostra attenzione. La nostra fede non è tanto credere in, eventualmente in credenze, in formule, in dottrine. La nostra fede, secondo la Bibbia, è aderire a, e quindi a qualcuno, a colui che noi chiamiamo Dio. Ma oggi proprio su questo termine Dio si incrociano molte difficoltà da parte degli uomini del nostro tempo. Dio non suona più, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, come una parola accettabile e affidabile.
per le nuove generazioni soprattutto, Dio è una parola che il più delle volte le lascia indifferenti. Non dice nulla, non esprime nulla, ma alcune volte addirittura suscita sentimenti di diffidenza, perché legano il nome di Dio alla violenza, al fanatismo, all'integralismo, all'intolleranza. Questa è la realtà oggi, se noi vogliamo leggerla con coraggio. Ecco perché una delle vie, non ho tempo questa sera, meriterebbe una relazione, una meditazione solo questa. Oggi una tentazione forte per i credenti è quella di annullare Dio sostituendolo con il divino. E credo che conosciate anche qualche teologo che ha anche un certo successo in Italia, che dice chiaramente di non essere un credente in Dio, ma di credere nel divino. Dio è ridotto a un'energia, a una forza vitale, presente nell'umanità e presente in ogni persona. È una via che 20-25 anni fa era stata bozzata soprattutto, forse non merita neanche il nome di filosofia, ma diciamo da questo movimento che si è dilatato facilmente, il movimento New Age. Ma oggi in realtà è molto più raffinato, si nutre di un certo paganesimo e da noi assume gli aspetti di una spiritualità che ricorre all'autorità del divino e all'affermazione di un'energia la quale può indicare all'uomo una via di liberazione, di salvezza. Io sono convinto che accanto a questa tentazione permanga ancora un'altra da parte dei credenti, cioè da parte dei cristiani, e in special modo da parte dei cattolici, che è quella di avere una visione teistica di Dio. Non voglio usare parole troppo difficili. Voi sapete che cos'è il teismo? Teismo viene dal greco theos, Dio, significa l'affermazione di Dio, soltanto Dio, e Dio il quale viene costantemente affermato, invocato, come qualcosa che è sufficiente per dire la nostra fede. Pascal, il grande filosofo cristiano, ha avuto il coraggio di dire che meglio l'ateismo che il teismo, meglio gli atei che i cristiani teisti. E aveva ragione, anche se purtroppo io credo permangono troppi ancora i cristiani
che non sono veramente cristiani, ma che restano dei teisti. Per loro l'affermazione essenziale è che credono in Dio. E una volta che affermano l'esistenza di Dio, una volta che dicono di credere che c'è Dio, ed eventualmente di questo Dio dicono che è onnipotente, onnipresente, eterno, onnisciente, questi cristiani pensano di avere una fede cristiana. Ecco, io vorrei questa sera cercare proprio di fare chiarezza su questi punti, mostrando, se ci riesco, spero, come il cristianesimo fedele alla rivelazione biblica, fedele al Vangelo, abbia una singolarità che non permette queste due derive, che sono nient'altro delle polarizzazioni. Anche perché oggi il dialogo con le religioni si è fatto intenso, e noi, è una grazia questa, possiamo conoscere uomini e donne che professano altre religioni, non solo quella cristiana, e possiamo dialogare con loro e confrontarci. Ripeto, questa è una grazia giunta per molti aspetti troppo tardi, dopo secoli di intolleranza, dopo secoli di condanna di chi percorreva altre vie religiose, fino a farci persecutori di quelli che non avevano la nostra via religiosa, non dimentichiamolo. E tuttavia, all'interno di questo dialogo, di questa situazione, noi dobbiamo renderci conto di quella che è la singolarità del cristianesimo, soprattutto rispetto a quelli che vengono detti i monoteismi. Sovente credo che anche voi sentite con molta leggerezza dire il cristianesimo è uno dei tre monoteismi che confessano un solo Dio: l'ebraismo, il cristianesimo venuto dopo e quindi l'Islam giunto per ultimo. E molti dicono le tre religioni monoteistiche confessano lo stesso Dio. Confessano lo stesso Dio. Affermazioni che dobbiamo analizzare e vederle con intelligenza e leggerle nella loro verità. Sarò rapido, ma spero di essere sufficientemente chiaro. Prima di tutto, è vero che l'ebraismo è un monoteismo. La confessione di Israele, la sapete, ascolta Israele, il Signore Dio è uno, il Signore è uno, Adonai, Echad. I musulmani recitano a loro volta Allah è uno
è uno solo, e poi si l'ha aggiunta Mohammed e il suo profeta, ma anche loro l'affermazione basta dire che Dio non è solo l'unico, attenzione, non è solo unico, è uno. Ma già quella definizione di monoteismo per noi cristiani fa dei problemi. Perché? Perché è vero che noi abbiamo un Dio unico, ma è un Dio che secondo la nostra fede si è fatto carne, si è fatto uomo, umanità. Non è un Dio solo trascendente, immortale, celeste, eterno. È un Dio che si è fatto veramente, totalmente uomo e, notate bene, vi dico il termine usato dal quarto Vangelo, e divenne sarx, carne, per indicare proprio la nostra situazione fragile e mortale che va verso la morte. Il nostro Dio è diventato uomo e ormai l'umanità è in Dio, a tal punto che noi non possiamo più dire Dio senza dire l'umanità che è in Lui, e non possiamo dire l'umanità senza dire la divinità in cui l'uomo dovrà assolutamente essere trasfigurato. Vi è sufficientemente chiara la differenza tra noi, l'Islam e l'ebraismo? Non siamo un monoteismo come gli altri. Ma seconda cosa, che secondo me è molto importante, è che per noi cristiani, e questo forse turba, può darsi scandalizza qualcuno di voi, ma spero di spiegarmi, per noi cristiani Dio è una parola insufficiente. Non sono io che ve lo dico, non ho questa autorità. Sono i padri della Chiesa. È Clemente Romano, un papa del terzo secolo, il quale giustamente dice ai cristiani: state attenti, per noi Dio è una parola insufficiente. Non ci basta. E se ci pensate, tutti hanno un Dio. I romani avevano i templi pieni di Dio, e i greci pure. Tutte le culture hanno un Dio o più dei. Dio è un termine vago, ambiguo. Può essere Elohim degli ebrei, può essere Allah dei musulmani, può essere il nostro in greco Theos, Deus in latino, Dio in italiano, ma voi capite che è una parola insufficiente. Che cosa ci sta dietro a Dio? Dire io credo in Dio, ma pensateci bene, cosa significa? Noi forse per tanto tempo abbiamo dato per scontato cosa significa. Ma in realtà Dio, quando noi pronunciamo questo nome, diciamo un'espressione vaga che appartiene a tutta l'umanità. E l'umanità ha chiamato Dio il fulmine
che non sapeva da dove veniva. Ha chiamato Dio il vulcano, la cui forza spaventava l'uomo. Ha chiamato Dio il temporale, ha chiamato Dio l'uragano, ha chiamato Dio il terremoto. Tutto ciò che non era spiegabile, che incuteva timore, l'ha chiamato Dio. Il grande autore Lucrezio, che io ho mai abbandonato sul mio comodino accanto alla Bibbia da quando ho 14 anni, c'è il De Rerum Natura di Lucrezio. Sempre nelle mie veglie, quando ho l'insonnia, sovente ricorro a Lucrezio, il quale diceva: è la paura che crea gli dèi, che crea Dio. E aveva ragione, ve lo dico da cristiano. Per cui dire Dio è una parola insufficiente. E dietro alla parola di Dio bisogna vedere che immagini noi mettiamo. Quello è il vero problema. Che immagine mettiamo? Non solo devo fare distinzioni tra il Dio dei musulmani e il mio Dio, ma devo a volte fare distinzione tra il Dio in cui dicono di credere magari gli stessi cattolici. Siamo sicuri di credere allo stesso Dio? Ci avete mai pensato a questo dramma? Quando è venuta fuori la pandemia, e molti osavano dire che la pandemia è stata mandata da Dio come castigo per i peccati che facciamo, io mi sono detto: ma quelli che dicono questo hanno un Dio che non è il mio Dio. Perché dietro la parola di Dio mettono un'immagine di un Dio vendicatore, castigatore, che non è il Dio mio. Non è il Dio cristiano, non è il Dio di Gesù Cristo. Allora voi capite come non sia così facile il problema di Dio. Per i teisti basta dire Dio. Ma se noi andiamo in profondità, in che Dio credi? Quale Dio per te è affidabile? Quando io sento oggi, permettetemi di dire, senza fare facile attualizzazione, che il patriarca Kirill in Russia dice che semplicemente la pandemia, questa guerra va fatta perché la vuole Dio contro i peccati dell'Occidente, io mi chiedo se abbiamo lo stesso Dio o no. E credetemi, io amo tantissimo gli ortodossi e ho passato tutta la vita al dialogo tra cattolici e ortodossi, e lo passo ancora. Ma questo è per farvi un caso estremo, ma che si verifica tante volte anche nella mia vita quotidiana, quando parlando con qualcuno, quante volte ho sentito: ma questo è Dio che l'ha castigato. La pandemia l'ha mandata Dio per i peccati. L'AIDS l'ha mandata Dio perché facevano i peccati, per colpire gli uni gli altri. Per me quello non è il mio Dio. E allora cerchiamo invece di capire, proprio perché noi siamo cristiani e abbiamo una traccia precisa, noi dobbiamo capire dove noi troviamo
il Dio vivente e vero. Qual è questo Dio? E vigilare, perché attenzione, non basta la religione per definire Dio. Anzi, la religione a volte forgia, plasma immagini di Dio perverse. Anche in questo il cristianesimo è certamente una religione, ma come ha avuto il coraggio e la forza di dire un filosofo francese, Marcel Gauchet, mio amico e maestro, il quale giustamente è arrivato a dire e a scrivere: le cristianisme è la religion della sortie du cristianisme. Il cristianesimo è la religione che richiede l'uscita dalla religione. O se volete, il cristianesimo è la fede che chiede una critica alla religione. Religione e fede cristiana non coincidono. E la fede cristiana ha la possibilità di criticare la religione, quando la religione si allontana dal Vangelo, come ha fatto Gesù criticando la sua religione, la religione giudaica, quando questa prendeva delle forme che non erano quelle secondo i profeti e secondo la scrittura. La religione è anche forgiata da noi uomini, è fragile, non è creata da Dio. Per cui in questa fragilità la fede ha il suo compito: giudicare la religione, fare discernimento, ripudiare ciò che nella religione contrasta con la fede, contrasta col Vangelo. Come diceva Benedetto XVI più volte, attuare una purificazione della religione. Questo è anche il compito della fede, perché fede e religione non coincidono. Una ha il primato sull'altra. La fede si rivesta di religione, perché vivendo all'interno dell'umanità prende delle forme umane, la liturgia, tante forme, ma poi la giudica. Una liturgia deve essere secondo il Vangelo, non può essere una qualunque liturgia. Ed è la fede che la norma, non la religione, e neppure la pietà popolare, la quale sempre deve stare sotto il primato del Vangelo e sotto il primato della fede. Ma allora, perché capiamo bene Dio, il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, e soprattutto riusciamo a liberarci delle immagini che sovente portiamo dentro e che sono immagini perverse di Dio, fabbricate dagli uomini, fabbricate anche nel corso dei secoli dagli uomini religiosi, dalla Chiesa stessa? Noi dobbiamo assolutamente ascoltare il Vangelo. Voi tutti siete testimoni, perché molti hanno già una certa età, se non hanno la mia poco meno, ma tutti vi ricordate il cambio di fede che avete dovuto fare nella vostra vita. 50 anni fa, all'interno dello spazio della fede, credevamo cose che oggi non crederemmo. Erano immagini di Dio create da noi.
il Dio tappabuchi, il Dio a nostra disposizione, che bastava invocarlo e ci esaudiva. Eravamo convinti, suonando le campane, di fermare la grandine, i temporali, vi ricordate? Che benedicendo gli animali tenevamo lontano la peste dalle stalle. Oggi se arriva la grandine tiriamo i razzi antigrandine e nessuno fa più suonare le campane, perché quel Dio tappabuchi le cui immagini non ci servono più. Quel Dio che quando ero piccolo, se moriva un bambino di 5 anni, la Chiesa si sentiva di dire ai genitori: ma che bello che Dio l'ha preso a 5 anni, così non farà dei peccati nella sua vita. Se lo dice oggi, vedete cosa gli fanno i genitori a chi gli dice questo. Era un'immagine perversa di Dio e potrei continuare. Di cui ci siamo liberati, ma la vera via è liberarci attraverso Gesù Cristo. E allora, primo punto di questo cammino: Gesù ci ha raccontato Dio. Alla fine del prologo del quarto Vangelo, che tutti conoscete, Giovanni ci dà un'affermazione che è la sintesi di tutta la fede cristiana. Se voi vi ricordate questa frase, voi saprete sempre che cos'è il cristianesimo. Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito, Gesù, ce lo ha raccontato. Giovanni 1,18. Esattamente, ma il Figlio unigenito, exegesato in greco, ce lo ha raccontato. Exegesato, qualcuno sentirà, da cui viene esegesi, cioè racconto, spiegazione. Noi possiamo tradurre: Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo ce lo ha spiegato, ce lo ha narrato, ce lo ha raccontato. Traducete come volete. Cosa dice questo versetto? Dio nessuno l'ha mai visto. Tutto l'Antico e il Nuovo Testamento ripetono come un ritornello: Dio nessuno l'ha mai visto. Anzi, l'Antico Testamento dice più volte: chi vede Dio muore. Dio lo vedremo solo al di là della morte. Prima nessuno. Questa affermazione è importantissima per dire che Dio non è conoscibile. Nessuno l'ha mai visto. Nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 12, Giovanni ripete: Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo, notate bene, nessuno l'ha mai contemplato. Invece di visto, mette contemplato, ma è la stessa cosa. Dio nessuno l'ha visto, nessuno l'ha mai neanche contemplato. Ma Gesù Cristo lo ha spiegato. Allora, questo perché è molto importante? È molto importante perché ci dice che Dio
è veramente anche per noi cristiani l'altro, il trascendente. È un mistero indicibile. Come dice il padre della Chiesa Gregorio di Nazianzio, è oltre ogni nome, è veramente qualcosa di ineffabile. Non sappiamo chi sia Dio, a tal punto che nel cristianesimo orientale, cattolico e ortodosso, semplicemente orientale, del primo millennio, c'è tutto un filone di teologia apofatica, teologia negativa, che si rifiuta di dire qualcosa di Dio. Dio, silenzio, non possiamo dire nulla, non possiamo saper nulla, non possiamo conoscere nulla. Ma però Gesù Cristo, Gesù di Nazaret, ce lo ha raccontato. E perché ce lo ha raccontato? Perché Gesù non è semplicemente il figlio di Maria e di Giuseppe, non è semplicemente un ebreo che ha avuto una nascita ed è morto nel 30 della nostra era, il 7 aprile. Questi sono dati certi. Ma Gesù viene da Dio. Era la parola di Dio fatta carne, fatta uomo, come dice Giovanni nel prologo. E la parola si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Un uomo, Gesù di Nazaret, e dunque colui che è venuto da Dio, conosceva Dio ed è venuto a rivelarci Dio. Ecco perché nel rivelarci Dio, nel raccontarci Dio, Gesù diventa, vi do delle definizioni di Paolo, è lui l'immagine del Dio invisibile. Oppure è lui colui nel quale Dio ha parlato definitivamente. È lui che ha visto il Padre e ce lo ha raccontato. Insomma, con Gesù noi abbiamo avuto finalmente la rivelazione di chi sia Dio. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di cui Mosè aveva desiderato vedere il volto, ma che non era riuscito a vedere, perché Dio gli aveva detto: non potrai vedermi, perché chi vede il mio volto muore, finalmente ha mostrato il suo volto in Gesù di Nazaret. Ma l'ha mostrato in un uomo, l'ha mostrato in un'umanità, carne fragile, carne mortale, carne limitata, come la nostra carne. Gesù è stato in tutto uguale a noi, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri limiti. E i padri della Chiesa lo dicevano con forza: ha sofferto come noi, ha patito come noi, è morto come noi, è stato limitato nell'intelligenza come noi, non conosceva molte cose come noi, ha vissuto di fede come noi dobbiamo vivere di fede. Ecco perché
Vedete, Gesù ci narra chi è Dio, ma ce lo narra attraverso l'umanità. Questa è veramente la singolarità del cristianesimo. Dio non ci è stato rivelato da parole, da scritti, da predicazioni, in modo definitivo. In modo definitivo ci è stato narrato dalla vita umana, umanissima, di un uomo, Gesù di Nazareth. Questo è il cristianesimo. Il nostro Dio noi non lo conosciamo attraverso pensieri, teorie, filosofie, dottrine, ma conoscendo l'esistenza umana concreta di Gesù, conoscendo il suo comportamento, il suo stile di vita. È proprio l'uomo Gesù di Nazareth colui che ci racconta Dio. E ciò che noi possiamo sapere di Dio lo sappiamo solo attraverso Gesù. Il Gesù che è testimoniato dal Vangelo. Per cui il Vangelo è Gesù e Gesù è il Vangelo. E noi non abbiamo altri luoghi in cui incontrare Gesù se non nel Vangelo che resta vivente tra di noi. Ecco perché Gesù, di fronte al discepolo, avete presente che a un certo punto gli dice: Signore, mostraci Dio e ci basta. Da 3 anni ci parli di Dio e ci dici se crediamo in Lui, ma mostraci Dio e ci basta. Grande è Filippo a chiedere questo. Gesù gli dice: no, chi ha visto me ha visto il Padre, ha visto Dio. Hai visto la mia umanità? Nella mia umanità devi vedere Dio. Ecco perché subito dopo Gesù dice qualcosa che noi cristiani non abbiamo mica capito ancora bene tutti. Gesù arriva a dire una cosa che fa rabbrividire. Nessuno può andare a Dio se non attraverso di me. Guardate che questa parola è decisiva. Nessuno può andare a Dio se non attraverso di me. Io ogni tanto penso all'illusione di tutto un insegnamento che per fortuna è scomparso, in cui per far diventare uno cristiano si cominciava da Dio. Dio, 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 Dio. Come il catechismo antico. Chi è Dio? Chi è Dio? Come Dio? Poi da Dio si passava all'uomo peccatore. Poi per quest'uomo peccatore Dio ha mandato suo figlio. E poi, siccome suo figlio è venuto, allora poi i buoni in paradiso e i cattivi all'inferno. Questo era lo schema. Ma questo non vale. Non si va nel cristianesimo da Dio a Gesù. Nel cristianesimo si va da Gesù a Dio. Chi conosce Gesù può arrivare a conoscere Dio. Chi tenta di conoscere Dio non solo non lo conosce, ma se non passa attraverso Gesù, di Dio non arriverà mai a capire una sua immagine, mai a credere al volto vero del Dio vivente. Questo è il cristianesimo. Questo è il vero volto di Dio.
Ma a questo punto Gesù, uomo come noi, dobbiamo vederlo bene. Perché sovente i cristiani non sono veri cristiani. Siccome c'è stata tutta la paura dell'arianesimo, che Gesù fosse solo uomo, come diceva Ario, poi Ario non diceva neanche così, ma lasciamo perdere, insomma, come è stato accusato Ario, allora a forza di dire che era Dio non si riconosceva più che era uomo. E guardate che questo è un latte che abbiamo bevuto. Sovente l'umanità di Gesù era come inesistente. Gesù andava verso la morte, ma sapeva che dopo 3 giorni risuscitava. Era convinto, era certo. Lui passava in mezzo ai malati, ai sofferenti, ma col potere di Dio li guariva. Il Vangelo sovente dice che li curava e che non riusciva a guarirli. Non tutti li guariva. Il Vangelo ci dice che sulla croce ha gridato al Padre: Dio mio, a che pro mi hai abbandonato? Facendo una morte nella fede, ma chiedendo a Dio perché di quella morte nell'oscurità. Gesù ha avuto dei dubbi di fronte alla sua morte violenta, ma invece ci insegnavano che lui non aveva dubbi. Addirittura si è arrivato a pensare, a dire da alcuni, che Gesù aveva una visione costante e beatifica di Dio. L'umanità era annullata. Era tentato dal demonio, ma intanto lui rideva perché sapeva che il demonio non poteva mica tentarlo e vincerlo, che lui era Dio. Ci avrebbe fatto un teatrino. Queste cose sono vere, le sapete. Ci hanno tolto anche l'umanità, Gesù. Mentre invece la fede cristiana è che Dio si è fatto uomo, pienamente uomo come noi. Ma questo la Chiesa ha sempre fatto una certa difficoltà ad accettarlo. L'umanità piena di Gesù è sempre stata scandalosa. Pensate che alla fine del primo secolo, quando Giovanni scrive la sua prima lettera, lui deve dire polemicamente ai suoi cristiani che lui ha ascoltato, visto, toccato Gesù. Perché cominciavano a dire che Gesù era venuto tra di noi apparso come un angelo, ma non era pienamente uomo. E all'inizio del secondo secolo sono purtroppo molti cristiani che dicono che Gesù in realtà non era veramente uomo. Ignazio di Antiochia, sapete, il grande padre della Chiesa, vescovo martire, verso il 110 scrive ai Traiani, la lettera, capitolo 9, 1, 2, fratelli, chiudete le orecchie di fronte ai discorsi di quelli che non parlano di Gesù Cristo come uomo discendente da Davide, figlio di una donna Maria. Quelli che dicono che non è veramente nato, che non ha mangiato e bevuto, che non ha veramente sofferto la passione sotto Ponzio Pilato,
quelli che dicono che non è stato veramente crocifisso ed è morto, che dicono dunque che non doveva risorgere dai morti. E nel secondo secolo c'è tutta una parte della Chiesa che dissolve Gesù Cristo, svuota la realtà dell'incarnazione e il capo di questa Chiesa, Basilide, dice: ma Gesù era il Messia, era Dio, quindi non poteva soffrire. E notate cosa riesce a scrivere. Quando portarono Gesù al Calvario, un altro fu crocifisso al suo posto. Era un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna. Quando si avvicinò al corteo, Gesù lo trasformò in maniera tale che assomigliava a lui. I soldati lo scambiarono per Gesù. Allora Gesù prese l'aspetto di Simone di Cirene e se ne andò via fuggendo, e crocifissero Simone di Cirene al posto di Gesù. Questo vi dice lo scandalo, perché dire che Dio era morto in croce era scandaloso. Com'è possibile? Quando la croce, lo dice Paolo, è lo strumento dei maledetti da Dio e dagli uomini. Paolo lo dice: Dio lo ha reso maledetto da Dio e dagli uomini appendendolo alla croce, nella lettera ai Galati. Questo è lo scandalo. Altro che uomo, peccatore anatema per noi. E in un mondo popolato da Dio, dagli dèi, romani e greci, ma come si fa a credere a un Dio che muore in croce? E allora questi cristiani dicono: no, no, in realtà lui non è neanche morto. Invece, vedete, la nostra fede ci dice proprio che Gesù è il Dio che si è fatto uomo fino alla morte, fino a essere annoverato tra i peccatori, fino ad esser fatto peccato per noi, dice Paolo. Questa è la differenza cristiana. È la singolarità del nostro Dio. È lo scandalo dell'incarnazione. Questa è la difficoltà. Credere che Gesù è Dio è facile. A parte quella corrente ariana, tutti credono che Gesù è Dio. Ma il problema, notate bene, è invece credere che Gesù è morto. Vi dirò di più, questo legame tra divinità e Gesù, negando la sua umanità, era talmente diffuso tra i cristiani della penisola arabica, l'Arabia attuale per intenderci, che quando arriva nel VII secolo Maometto, voi sapete, con tutto il rispetto per la carità per lui, ma scrive il Corano, anche se lui dice che il Corano scende dal cielo da Dio già scritto, insomma l'ha scritto lui, perché Dio non scrive tantomeno in arabo, non aveva scritto in ebraico, non scrive certo in arabo, e nel Corano Maometto scrive qualcosa su Gesù. Per Maometto Gesù è un profeta, notate bene. E notate cosa scrive nel Corano.
alla sura, la sura sono dei capitoli, la sura quarta, versetto 157. Quanto a Gesù, non l'hanno affatto ammazzato, non l'hanno crocifisso, perché venne portato qualcuno che gli rassomigliava come una goccia d'acqua. Quelli che discutono a tal riguardo sono nel dubbio. In realtà Gesù non poteva essere ucciso perché era il Messia. Questo vi dice, questo è per intenderci, quando i musulmani voi sentite che si arrabbiano a vedere il crocifisso, non è che ce l'hanno contro di noi, è semplicemente che si rifanno a sto versetto del Corano e dicono è una menzogna. E per rispetto a Gesù dicono ma Gesù era il figlio di Dio e come tale non poteva essere crocifisso perché avrebbe sgominato tutti i suoi nemici. Ma questo vi dice dopo 6 secoli dalla morte di Gesù, quanto è difficile accettare l'umanità di Gesù. Ecco perché Pascal diceva i teisti certamente hanno una fede più facile, ma meglio gli atei di loro, perché la loro è una fede che non è cristiana. Sì, noi all'interno del cristianesimo abbiamo, se volete, un Dio al contrario, un Messia al contrario, perché è un re sofferente. Gesù non è un'astrazione teologica, è il figlio di Maria, nato veramente da donna, è stato realmente infante, ha vissuto la crescita, è giunto alla maturità, ha dovuto accrescere la sua conoscenza umana, ha dovuto combattere l'ignoranza, coltivare la fede anche lui, esercitarsi all'ascolto di Dio, imparare l'obbedienza attraverso le fatiche e la sofferenza, come dice la lettera agli Ebrei. Imparò l'obbedienza dalle sofferenze che patì. Ha dovuto combattere nelle tentazioni, affidarsi a Dio, conoscere l'amore e conoscere il rifiuto da parte degli altri, fino al tradimento di uno dei suoi e dei suoi più intimi. Giustamente il teologo Joseph Mouin, questo teologo che è morto centenario lo scorso anno, questo teologo francese affermava come testamento l'ha lasciato. Ciò che Gesù aveva di straordinario non era di ordine religioso, ciò che di lui era straordinario era la sua umanità. Se c'era in Gesù del meraviglioso, non è quello che noi crediamo facilmente: potere, riconoscimento, incanto, meraviglie mitologiche, ma il suo comportamento umanissimo. Ecco, vedete, per avere la fede nel nostro Dio, noi dobbiamo passare attraverso Gesù e dire quelle sono le tracce di Dio. E ciò che Gesù ha detto di Dio, lo crediamo. Ciò che Gesù non ha detto di Dio, non lo crediamo. Fosse anche scritto in altri libri della Bibbia, il criterio ultimo con cui la Bibbia è parola di Dio sono i Vangeli e Gesù Cristo. Ci sono pagine dell'Antico Testamento che il Vangelo certamente dichiara non buona notizia. E dobbiamo imparare a fare questa lettura con intelligenza. Quando, secondo le pagine dell'Antica Alleanza, Dio comanda lo sterminio di tutti, o quando muoiono i bambini degli egiziani, cosa ne potevano? Quello non è l'immagine del nostro Dio.
è l'immagine di un Dio perverso, ma non è l'immagine di Gesù. Gesù ci ha predicato un altro Dio, che è misericordioso, il quale non giudica, il quale non condanna. Nell'aldilà darà il giudizio, finché siamo sulla terra non ci giudica, non ci condanna. E Gesù, non dimenticate, se è morto, è morto per le immagini che ci raccontava di Dio. Il potere religioso dei sommi sacerdoti l'ha fatto fuori perché lui predicava un Dio diverso da loro nelle immagini. Certo, era il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Mosè e dei profeti, ma aveva un'altra immagine. Ecco perché quando Gesù, di fronte a quella donna adultera che gli viene portata, flagrante adulterio, e gli dicono eseguì la legge dice che va lapidata. Notate bene, la legge diceva che andava lapidata lei e il peccatore, ma mica han portato l'uomo, han portato lei. Imparate che già fin da allora per voi donne era lo stesso. Tutt'al più le cose sono migliorate un po'. Gli porta la donna e gli dicono, Gesù si rifiuta, scrive per terra. Poi gli dicono, non dici nulla? Lui a un certo punto dice, sì. Chi di voi ha senza peccato, scagli la pietra. Se c'è uno che non ha fatto peccati, scagli la pietra, ne ha diritto. Ma mettendo davanti, guardate che i peccati ci sono quelli nascosti e quelli visibili. Questa donna ha fatto un peccato visibile. Quanti di voi fanno peccati nascosti, ma non sono visti e nessuno li giudica? E a quel punto se ne andarono tutti, mollando la pietra. Ma notate bene, è lì che viene il vero insegnamento. Perché a questo punto noi ci attenderemmo, tipico schema nostro, Gesù che resta solo con la donna, e gli dice, donna, ma lo sai cosa hai fatto? Ma lo sai che hai fatto un peccato grave? Ma lo sai? Ma ti penti sì o no dei peccati che hai fatto? Dimmi, ti penti sì o no? E poi terza cosa, e adesso mi prometti di non farlo mai più? E invece Gesù gli dice, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace. Questo non è sopportabile dagli uomini religiosi. Non era sopportabile dai sommi sacerdoti, ma vi posso dire, non era neanche sopportabile nella Chiesa. Tanto vero che questa pagina del Vangelo, dovete saperlo, fino al V secolo non è mai entrata nei Vangeli. Era un foglietto che girava, non sapevano dove metterlo, non avevano il coraggio di dire parola di Dio. Poi, siccome Sant'Agostino l'ha messo e l'ha commentato, a quel punto lì anche la Chiesa e l'ha infilato nel quarto Vangelo in Giovanni, che era il posto sbagliato, perché in realtà doveva essere messa in Luca esegeticamente. Ma l'ha messa? Ma dava fastidio? Ma il nostro Dio è un Dio che ci perdona. Ci perdona sempre, l'ha detto Gesù 70 volte 7. Non ci chiede neanche il pentimento, ci chiede solo di andare da Lui, perché a volte non siamo neanche pentiti di certi peccati che abbiamo fatto, diciamo la verità. Ma se andiamo a Lui con confidenza, i peccati ci sono perdonati. Certi, se sono peccati che hanno dato del danno al prossimo, dobbiamo riparare, è un'altra cosa. È il Dio misericordioso, è il Dio che di fronte a quel fico che non dà frutto, e il padrone gli dice a Gesù che è il servo, beh concimalo, 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 zappalo,
poi se non fa nulla lo tagli. E allora lui gli dice, senti, adesso io lo coltivo, vediamo se da fuori. Poi gli dice Gesù al padre, lo tagli tu, io non lo taglio, taglialo tu. Misericordia, misericordia. Il nostro Dio ha un volto misericordia, pieno di compassione, ed è umanissimo. Allora vedete, per conoscere il vero Dio, noi dobbiamo passare attraverso la compassione di Gesù. Dobbiamo passare attraverso la libertà di Gesù. E adesso, certamente, io vi enumero in 5 minuti 4 punti caldi che secondo me vi dicono dove Gesù ha rotto con le immagini di Dio della religione giudaica, ma che servono anche per noi e che ci testimoniano che per andare a Dio dobbiamo passare attraverso di Lui. Sono 4 rotture che Gesù ha portato. La prima rottura, dalla legge all'amore. Gesù, lo sapete, è uno che di fronte alla legge affermava la legge, compiva la legge, ma diceva anche che la legge senza l'amore, senza la misericordia, la legge cieca, la legge bendata e la somma ingiuria. Non dimenticate questo di Gesù. A tal punto da dire la legge è stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Il sabato, che è la cosa più santa per gli ebrei, è a servizio dell'uomo, non l'uomo a servizio di una legge del sabato. Primo punto, c'è una libertà della legge che noi dobbiamo saper affermare. Il cristiano, dice Paolo, è l'uomo che è libero, anche di fronte a Dio non è uno schiavo, è un figlio libero, in cui lo Spirito ci fa urlare Abba, Papa caro. Non ci mette di fronte a un Dio onnipotente e severo, a un Dio giudice, ma a un Dio che è amore. E la definizione ultima del Nuovo Testamento in Giovanni, la prima lettera, 4:7, amatevi l'un l'altro perché Dio è amore. Seconda rottura compiuta da Gesù, dal Tempio al corpo. Gesù dice con chiarezza che il Tempio è fatto da mano d'uomo, tutti i templi, e che tutti i templi saranno distrutti. Quello di Gerusalemme è l'emblema di tutti i templi che costruiamo noi. Tutte le nostre costruzioni religiose andranno in frantumi. E alla Samaritana Gesù ha detto con forza, donna, è venuta l'ora ed è già questa in cui non si adora più Dio né nel Tempio di Gerusalemme né nel Tempio sul Monte di Samaria. Ma Dio è adorato in spirito e verità, cioè nel proprio corpo, nel corpo di ogni cristiano. Quindi il passaggio importante è capire che Dio non abita i templi costruiti da mano d'uomo, Dio abita in ciascuno di noi. È un'altra immagine di Dio, Dio in voi. Cristo in voi, dice Paolo, speranza della gloria. Non so se avete mai notato questa frase che mi fa tremare, e una delle altre che mi fa tremare nel Nuovo Testamento, quando Paolo si rivolge ai cristiani di Corinto e dice, mettetevi alla prova, riconoscete che Cristo abita in voi, sì o no?
Se questa domanda fosse fatta a noi oggi, sappiamo rispondere Cristo abita in me sì o no? Terza rottura dalla terra di Israele al mondo intero. Per la religione giudaica la terra è la terra promessa, è la terra santa. Gesù dice no, nessuna terra santa. La terra promessa eventualmente è di là, al di là. E la terra santa, ogni terra è santa, per cui i cristiani vivono ovunque, ogni terra è patria e in ogni patria si sentono stranieri. Ecco perché Gesù li manda fino ai confini del mondo. Andate in tutto il mondo, ovunque. Non c'è più una terra santa, non c'è più una terra per cui prendere le armi da difendere. Ormai noi siamo cittadini del mondo e l'umanità tutta intera è una fraternità. Infine, ultima rottura importante, ma che sta alla fin fine della terza, dai legami di sangue all'universalità. Per gli ebrei, essere ebrei significava essere della stirpe ebraica. E un muro li separava dai non ebrei, i goim, i pagani. Ma venuto Gesù, dice Paolo, e abbattuto quel muro. E ormai non c'è più né giudeo né greco. Tutti voi siete uno in Gesù Cristo. È l'universalità dei legami. Non abbiamo più barriere né muri da costruire, ma la fraternità, perché Dio è il Dio di tutti, non di Israele, non semplicemente dei cristiani, è il Dio di tutti gli uomini. È il Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che ama tutti, quelli che sono cristiani e non lo sono, i credenti e i non credenti. Ecco, questo è il quadro in cui si colloca allora l'immagine che Gesù ci dà di Dio. Non è l'immagine che forniva al tempo di Gesù il sacerdozio del Tempio. Non è neanche l'immagine di Dio che davano i farisei, questo movimento peraltro spirituale e molto serio. Ma Gesù va oltre, ha veramente una narrazione di Dio che ha una novità assoluta e una singolarità che non può essere misconosciuta o eliminata facilmente. Noi dobbiamo fare assolutamente dialogo con tutte le religioni, e ve lo dice uno che ha dedicato tutta la vita all'ecumenismo e al dialogo con le religioni, e che ha cercato di conoscere le loro spiritualità e ha cercato di difendere la loro presenza e la loro possibilità a vivere all'interno di quello che è lo spazio che il Signore ci ha dato da condividere. Nello stesso tempo, credo che più che mai dobbiamo saper leggere la singolarità cristiana. Non un monoteismo, non semplicemente un teismo, ma veramente una fede che ha al centro Gesù Cristo, attraverso il quale si va a Dio.
Non dimenticate mai, Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo ce ne ha fatto la narrazione, exegesato. Questo è il cristianesimo, questa è la nostra fede e questo, permettetemi di dire, non che io abbia dei timori, ma garantirà anche il futuro del cristianesimo in un momento di diminuzione, almeno nel nostro mondo occidentale. Perché ogni volta che si parlerà di umanità, si dovrà parlare della speranza umana, della vita in Dio. E ogni volta che si parlerà di Dio, non si potrà parlare di Dio senza affermare l'umanità. Questo è il cristianesimo. E grazie dell'ascolto.